Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo nostro appuntamento con l'informazione su Rete Canavese. Siamo alla terza settimana del mese di marzo, una settimana funestata dalle notizie che sono arrivate dalla Tunisia, dove c'è stato l'attentato, il sanguinoso attentato al Museo del Bardo a Tunisi, nel quale hanno perso la vita 24 persone, più di 50 i feriti, ma sono 4 i morti e 11 feriti, tra cui uno grave. Il tributo di sangue pagato dal Piemonte a questa ennesima tragedia, a questa ennesima manifestazione dell'integralismo islamico, questa almeno è la matrice dell'attentato. Ci sono state 24 ore di incertezza, anche perché c'erano addirittura dei dispersi che poi erano i turisti morti, che erano irriconoscibili. Nell'elenco dei morti per quanto riguarda il Piemonte c'erano Antonella Sesino, 54 anni, dipendente del Comune di Torino, Orazio Conte, 54 anni, cofondatore dell'ASIC, peraltro la società di consulenza informatica con sede a Ivrea, Francesco Caldara, pensionato di Novara, in vacanza con la sua compagna. 11 feriti, dicevamo, per quanto riguarda il Piemonte, e la maggior parte erano turisti che erano lì grazie a un viaggio organizzato dal dopolavoro del Comune di Torino. C'erano però in quella comitiva anche il gruppo della Fidas di Allier, erano parecchi canavesani, non solo di Allier ma anche di Rivarolo e di altri comuni, c'erano turisti di Volpiano, insomma c'era parecchia gente del Canavese che fortunatamente non è stata coinvolta, perché o non aveva in programma la visita al museo o, come è successo al gruppo di Allier, al momento di arrivare al museo è scoppiato l'inferno, il pullman ha fatto in tempo a tornare indietro e i turisti a risalire sulla nave. Ovviamente lutto cittadino, grande cordoglio annunciati dal sindaco della città metropolitana, oltre che di Torino, Piero Fassino, e maggiore sicurezza, maggiore misure di sicurezza, anche perché la paura adesso è per l'ostensione della sindone proprio a Torino. La conferenza dei capigruppo ha deciso la convocazione lunedì alle ore 15.30 di un consiglio comunale straordinario aperto alle rappresentanze delle istituzioni della società torinese per manifestare la nostra vicinanza alle famiglie e l'impegno della città nel contrastare ogni azione di violenza e di terrorismo. Come sindaco della città metropolitana ho scritto a tutti i comuni della città metropolitana, i sindaci, invitandoli a promuovere iniziative e manifestazioni di solidarietà con le famiglie delle vittime e di fermo rifiuto del terrorismo. Le attività di monitoraggio, di tutela e di sicurezza della città rispetto al fenomeno del terrorismo erano già in vigore precedentemente alle vicende di questi giorni. È del tutto evidente che alla luce dei fatti di questi giorni le autorità di sicurezza assumeranno d'intesa con il Ministero degli Interni tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della città e degli eventi che nella città si sviluppano e si svilupperanno. E raccogliendo l'invito del presidente dell'ANCI, perché Piero Fassino è anche presidente dell'ANCI, oltre che sindaco di Torino e della città metropolitana, anche i sindaci dell'area eporediese hanno manifestato con un breve presidio davanti al comune di Ivrea per dire no al terrorismo e soprattutto per dire che le istituzioni di questa forma di lotta non hanno paura. Il sindaco Fassino ha invitato gli amministratori a scendere in piazza per dimostrare di non aver paura del terrorismo. L'eporediese e il canavese in generale ha risposto bene, perché qui c'erano davvero tanti sindaci.
Sì, c'erano tanti sindaci, c'erano anche tanti cittadini, chiaramente i tempi ristretti hanno condizionato la partecipazione, ma comunque abbiamo voluto dire che le nostre comunità non risponderanno a questi attacchi con la paura e con la chiusura e con la divisione. La presenza anche del consigliere comunale aggiunto di Ivrea voleva proprio dimostrare questo, ovvero sia che le nostre comunità, che ormai sono abituate a convivere e a rispettare le differenze, continueranno a essere così e continueranno a non avere paura. Un'occasione di incontro nel quale è stato ribadito che l'importante è remare tutti dalla stessa parte, perché non ci sono differenze. Infatti non ci sono differenze, perché noi viviamo tutti insieme, allora perciò il terrorismo tocca anche noi, alle nostre figlie, alle nostre famiglie. Poi il terrorismo non ha proprio una base, non ha proprio uno Stato. Il terrorismo sono dei agenti che sfruttano qualsiasi cosa per loro interesse. Allora perciò dobbiamo essere tutti uniti per difendere questo paese qua e difendere anche il mondo, non solo il paese. Anche ad Ivrea un piccolo presidio, possiamo dire, degli amministratori per dire no al terrorismo, un'iniziativa partita da Ivrea che però ha coinvolto il territorio. Sì, anche in risposta all'appello che ha fatto il sindaco di Torino, Piero Fassino, che è anche il presidente dell'ANCI, appello che ha rivolto a tutti i comuni di scendere in piazza per ribadire il no convinto delle comunità alla violenza, al terrorismo. Un no convinto che può essere un segnale, perché non bastano le armi per battere il terrorismo, ci vuole una cultura diversa. Sì, il terrorismo, a differenza forse di altri tipi di guerra, è un nemico ancora più subdolo, perché si insinua nella popolazione civile, quindi anche una risposta che sia soltanto di tipo militare è in qualche maniera difficile, perché anche gli attacchi sono difficilmente prevedibili. Bisognerebbe avere un controllo del territorio immenso. È per questo che bisogna evitare che ci siano giovani che si possano convincere che non hanno più nulla da perdere e che possono sacrificare la propria vita uccidendo quella di altri. È quello che bisogna, secondo me, combattere, e questa è una battaglia che non può che essere culturale e che dobbiamo fare tutti i giorni, stando uniti e pensando che il terrorismo ciò che vuole colpire è la democrazia, democrazia che noi dobbiamo difendere. E poi la cronaca locale, innanzitutto la grande nevicata che soprattutto fra Valprato e Pianprato ha causato gravi problemi alla circolazione, più di 1,20 m di neve caduto fra la domenica e il lunedì, la strada comunque è stata liberata dai mezzi della città metropolitana, gli ex mezzi della provincia di Torino, e per fortuna è di nuovo tornato nel giro di 24 ore transitabile la strada che da Valprato va a Pianprato, problemi anche con traffico interrotto nelle valli di Lanzo, a Balme, perché qui c'è caduta una slavina, anche qui comunque l'intervento dei mezzi della città metropolitana ha permesso il ritorno alla normalità. Poi è stato arrestato dai carabinieri di Ivrea un 51enne abitante in Canavese che inviava circa 200 sms al giorno alla sua ex, oltre a minacciarla fuori dal luogo di lavoro. Dopo un periodo di tormenti e paura la donna l'ha denunciata ed è stato arrestato. Arrestata anche una coppia, lui un operaio di 42 anni, lei una disoccupata di 31 anni, che spacciava droga davanti al parcheggio del cimitero di Strambino. È sospettato invece di aver colpito decine di volte in Torino e provincia un 22enne arrestato dai carabinieri a Torino. Scippava donne sole, le picchiava con violenza nei centri commerciali, negli uffici postali, davanti alle scuole, ovunque, insomma. Quando l'hanno arrestato, e questa è forse la curiosità, ha detto: meno male che mi avete preso, perché sentivo un impulso irrefrenabile a fare queste cose, ma non le avrei volute fare.
Quattro arresti operati dai carabinieri di Chivasso per furto aggravato, in manette a Brandizzo un 23enne di Torino, sorpreso negli spogliatoi del supermercato Galassia con i portafogli di 3 dipendenti, a Chivasso 3 peruviani bloccati con la borsetta di una donna appena rubata al supermercato Carrefour. Sgominata invece, grazie a un'operazione congiunta di polizie e carabinieri, quella che veniva chiamata la banda dei vampiri. Con un'operazione congiunta, polizia e carabinieri hanno arrestato 5 romeni tra i 25 e i 34 anni, abitanti a Torino, accusati di furto aggravato e ricettazione di 2 mezzi rubati. La banda è stata fermata dopo l'ultima spaccata notturna e subito dopo aver rubato 4 videopoker e una macchinetta cambiamonete da una ricevitoria. Alcuni componenti della banda avevano la disponibilità di auto rubate, parcheggiate in vari punti della città e pronte per essere utilizzate per i furti. Le indagini hanno permesso di individuare 2 mezzi, un Mercedes e un Volvo, nella disponibilità della banda. Il furgone e la macchina sono state monitorate 24 ore al giorno dalla polizia stradale e così, dopo l'ennesima spaccata, è stato possibile intercettare e bloccare i 2 mezzi su cui i 5 romeni, i vampiri del furto, avevano caricato la refurtiva, i 4 videopoker appunto e la macchinetta cambiamonete. Le stesse persone, pedinate e monitorate dalla polizia stradale, si erano rese protagoniste, secondo le indagini dei carabinieri, di alcune spaccate ai danni di negozi avvenuti recentemente nell'Interland torinese. Poi tornano le pietre sull'autostrada, in questo caso sulla tangenziale, sulla bretella Torino-Caselle. 2 auto che viaggiavano sul raccordo autostradale sono state colpite dal lancio di pietre provenienti dalla zona del campo nomadi di strada aeroporto a confine fra Torino e Borgaro. Non ci sono stati feriti, ma una delle 2 pietre ha rotto il parabrezza, l'altro ha causato danni all'altra auto e qui si è scatenata di nuovo la caccia ai rom. Episodi che comunque determinano rabbia nella popolazione e vanno ad alimentare quel sentimento che è un po' razzista e un po' forse anche comprensibile, perché ormai questi fatti si ripetono senza che le forze dell'ordine riescano ad intervenire, sembrano avere le mani legate e la gente poi fa di tutta l'erba un fascio e questi sono poi i risultati di una giustizia che sembra non riuscire a colpire solo i responsabili, ma a costringere poi anche la gente a generalizzare. Incidente sulla provinciale fra Ozegna e Rivarolo, nella curva detta del Bogo. Qui un'auto è uscita di strada, ha divelto il guardrail, è finita fuori strada, è rimasta in bilico contro una pianta. È una coppia di 50enni residenti a San Giorgio, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare i 2 occupanti dell'auto che per fortuna non erano in gravi condizioni. Un inizio di incendio a Valperga nel tetto di una villetta a 2 piani in via Borrelli, probabilmente causato dal surriscaldamento della canna fumaria, un intervento rapido che ha permesso ai vigili del fuoco di Ivrea e di Rivarolo di evitare che le fiamme si espandessero a tutta l'abitazione. Invece è andato in fiamme un negozio a Nole, un negozio di acconciature, dopo un furto, non si capisce se causato probabilmente dal furto, dal fatto che i ladri hanno in qualche modo forzato l'ingresso e quindi potrebbero averlo fatto con una fiamma ossidrica di aver scatenato l'incendio. Per fortuna anche qui danni non gravi. Poi un tir è rimasto incastrato a Rivara, al confine con frazione Camagna, un tir polacco diretto a Forno, ha seguito il navigatore e come tutti fanno quando arrivano in quella zona, e lì sono molti, anche i tir che arrivano dall'estero, seguendo il navigatore, da Rivara a Forno i navigatori portano in frazione Camagna, dove poi non riescono più a girare. A dire il vero c'è un abitante della zona che, avendo un cortile grande, già lo sa, apre il cortile e gli fa fare manovra, però bisognerebbe capire come mai queste mappe portano i tir sempre in quella zona. Poi è andata delusa questa settimana l'aspettativa di molti, ad Alpette si erano riuniti in una 50ina, di vedere l'eclissi di sole. Più del 70%
il sole coperto dalla luna, ma nonostante filtri, occhiali e appuntamenti dati ad Alpette, come dicevamo, all'osservatorio, non è stato possibile vederlo ad occhio nudo, o vederlo ovviamente ad occhio nudo, intendiamo con tutte le protezioni del caso. Chi era andato ad Alpette l'ha seguita in streaming, come molti peraltro da casa. È stata anche la settimana in cui si è cercato di capire come si è prodotto quel mancato incasso di 35 milioni di euro in AEG. L'abbiamo fatto anche noi, siamo andati però a chiedere alla struttura tecnica di AEG, in particolare al direttore di AEG, come si è determinato il buco e come AEG vi ha fatto fronte. Proviamo a spiegare come è maturato tecnicamente questo mancato incasso di 38 milioni di euro nel tempo e perché è diventato così 38 milioni di euro. Sì. Allora, la fornitura che è iniziata con Tradecom a partire dal mese di dicembre 2013 ha previsto un incremento dei volumi venduti nei mesi. Il contratto prevedeva che per un certo quantitativo di fornitura il cliente, fino a quell'importo, perché era garantito dai risultati del bilancio degli anni precedenti, non dovesse rilasciare nessuna fideiussione. A febbraio ha rilasciato una prima lettera di patronage da parte della società controllante. Ad aprile abbiamo chiesto l'intera fideiussione per la fornitura. Nel mese di maggio ci hanno detto che non avrebbero rilasciato la fideiussione e quindi al 31 maggio la società, pur essendo il cliente solvibile fino a quel giorno, ha deciso di interrompere la fornitura, estromettendolo dal dispacciamento che noi gestivamo. La normativa dell'autorità prevede che nel momento in cui un cliente viene slacciato dal dispacciamento passa un mese di fornitura ed è il credito che AEG vanta ad oggi nei confronti di Tradecom, che sono composti dalla materia prima, trasporto, non le accise perché sono sostitute di imposte, più l'IVA. Quindi il credito ad oggi netto dell'IVA che l'AEG recupera immediatamente sono circa 34 milioni e mezzo. Per spiegarci, voi siete stati costretti a fare quella fornitura perché ve la chiedeva la legge. Noi siamo stati obbligati a fare la fornitura fino al mese di giugno compreso, perché la normativa ad oggi prevede che nel momento del distacco la fornitura continua. Perfetto, quindi è in quei mesi lì che poi si è maturato il debito. Esatto. Il debito è maturato dal momento in cui noi abbiamo interrotto il contratto per mancato rilascio delle fideiussioni. Quindi quello che si dice, AEG non si è accorto che questo cliente non pagava, no, AEG si è accorta che il cliente non pagava, fino a che il cliente era solvibile avrete fornito, il debito è venuto dal fatto che la legge... Abbiamo smesso di fornirli e quindi le fatture che sono maturate successivamente al giorno della fornitura, dell'interruzione del contratto, non sono state pagate. Questo debito tecnicamente è assorbibile dal bilancio di AEG? Allora, il debito è già stato assorbito nel corso dei mesi perché è maturato in estate, quindi AEG, per poter continuare ad operare sulla borsa elettrica nei confronti di Terna, del GME, di Snam e di tutti i distributori e dei fornitori bilaterali, deve pagare regolarmente le fatture, diversamente sarebbe interrotta a sua volta. Quindi noi abbiamo provveduto ai pagamenti, abbiamo sempre ottemperato al rilascio delle fideiussioni che ci vengono chieste dall'autorità, appunto, per i diversi soggetti, abbiamo rilasciato fideiussioni anche per i bandi pubblici che abbiamo vinto successivamente, SCR per il Piemonte, Valle d'Aosta e Abbanoa per la Sardegna. Quindi ad oggi abbiamo fideiussioni attive e passive per circa 70 milioni di euro. Da un punto di vista finanziario abbiamo avuto la possibilità, per il fatto che le banche ci hanno dato sempre fiducia in questi anni, di avere a disposizione fidi che ci hanno permesso di superare l'impasse. Con l'anno 2014 AEG recupera due terzi con il margine commerciale corrente e entro giugno 2015 recupererà l'intera perdita di Tradecom, che per l'anno del bilancio
che sarà approvato nel 2016 ricadente sul 2015, prevederà anche delle sopravvenienze dovute al riparto del fallimento. Sempre che il fallimento poi ci sia, perché c'è anche in corso il ricorso alla Corte d'Appello da Roma per l'annullamento del fallimento. È stata questa anche la settimana del 70° anniversario del sacrificio a Rivarolo dei 5 partigiani trucidati dai fascisti contro la recinzione del cimitero di Argentera. A ricordarli in settimana sono stati i ragazzi della scuola primaria di Argentera con ricordi e letture tratte dai libri della Resistenza. Argentera, 70 anni fa, proprio qui, in questo luogo, in questo cimitero, venivano trucidati, ammazzati 5 giovani italiani. I loro nomi li vedete scritti su questa lapide: Tenente Scognamiglio Renzio, Porzio Vernino Mario, Uligini Antonio, Damietti Sergio, Bianco Alessandro. Insieme a loro voglio ricordare due altri giovani rivarolesi che a malapena, per loro fortuna, erano assieme a questi giovani partigiani e sono riusciti un attimo prima di essere presi dai nemici, sono riusciti a scappare. Li ricordo perché coloro che non sono più giovanissimi come me, che hanno qualche anno, li ricordano senz'altro e li voglio ricordare con affetto. Si chiamavano Michele Gorini ed Ernesto Carbogno. Loro collaboravano con questi giovani partigiani e per loro fortuna, come dicevo, sono riusciti a salvarsi. Il 19 di marzo di 70 anni fa, questi giovani partigiani sono stati prima massacrati, prima torturati e poi alcuni giorni dopo, il 22 di marzo, proprio uccisi qui ad Argentera. Sono stati ammazzati, uccisi perché difendevano quel valore importante che è la nostra libertà. Sembra ormai segnato il futuro del Mercatone 1, sia di Mappano che di Brandizzo. I lavoratori sono tornati in presidio per impedire ai mezzi della società di svuotare i magazzini, ma sono soluzioni tampone perché ormai sembra deciso che questi due supermercati, quello del Mercatone 1 di Mappano e quello di Brandizzo, siano destinati a chiudere. I lavoratori, come sentirete, chiedono almeno delle garanzie sugli ammortizzatori sociali, chiedono che ci sia chiarezza. Abbiamo lo stato di agitazione, per cui noi usciamo dal punto vendita in ogni momento che ci sembra opportuno, quando l'azienda ci dirà o non ci dirà cosa dobbiamo fare. Stamattina dovrebbero arrivare i TIR, per cui abbiamo dichiarato lo sciopero per questo motivo, dovrebbero portare via tutto quello che c'è dal magazzino. Questo vuol dire che noi entro stasera abbiamo i magazzini vuoti, rimane il punto vendita dove sabato e domenica faranno una svendita. La nostra azienda dice che è un alleggerimento. Di alleggerimento noi non vediamo proprio nulla, stiamo andando verso una chiusura, anche se l'azienda non ce lo dice. Noi abbiamo mandato un'email alla Mercatone 1 l'altro ieri, entro ieri sera dovevano risponderci se volevano darci un chiarimento ulteriore per questa situazione. Abbiamo chiesto chiaro e tondo all'azienda di dirci se chiudiamo, per darci la possibilità di organizzare le nostre vite. Non ci hanno dato risposta e noi siamo partiti di nuovo con lo sciopero. Non abbiamo contatti con l'azienda, loro stanno andando avanti per la loro strada, il sentore è bruttissimo perché il punto vendita è quasi vuoto, i morali sono a terra, noi siamo tutti in CDS da ben 4 anni e adesso al momento gli stipendi sono veramente poveri e dal prossimo mese noi siamo sicuri di essere tutti a casa. Se l'azienda invece vuole smentire questa dichiarazione, noi siamo i primi ad essere contenti.
però vorremmo una dichiarazione da parte dell'azienda nero su bianco che l'M8, il mercatone di Mappano e quello di Brandizzo, perché abbiamo anche i colleghi di Brandizzo, rimarranno aperti. Noi vogliamo i nostri posti di lavoro. Abbiamo qui la mia collega, lei è un esempio del mercatone 1, è sposata, il marito non lavora e ha 4 bambini. Penso che lei abbia diritto di sapere se il prossimo mese entrerà in questo punto vendita o no, anche perché ha 4 bambini da dar mangiare. E questa è la situazione. Noi qua dentro abbiamo tantissimi monorediti, abbiamo dei ragazzi che lavorano a percentuale, che per cui già non hanno più alcuna fonte di guadagno. Abbiamo i padroncini, abbiamo 4 squadre di padroncini che loro consegnano i mobili, sono partite IVA e anche loro il loro futuro non si sa bene quale sia, e abbiamo anche degli addetti bar, perché noi all'interno abbiamo 2 ragazze che stanno al bar, che anche loro perderanno il posto di lavoro perché comunque dovranno andare via, e abbiamo tantissime coppie, marito e moglie, e sono i più disperati perché loro usciranno in coppia senza sapere quale sarà la sorte del dipendente. Ricordiamo a tutti che la nostra battaglia è soprattutto per il fatto che noi non abbiamo cassa integrazione. Ci siamo rivolti alla signora Pentenero proprio per questo, volevamo un aiuto, siamo partiti in grande anticipo perché sapevamo che questa era la situazione. Vogliamo la cassa integrazione perché senza di quella noi non abbiamo più fonti e abbiamo i mutui da pagare, non ci stiamo a perdere le case. In settimana il sindaco di San Giorgio Andrea Zanusso ha presentato il bilancio comunale, uno dei primi comuni che vara il proprio bilancio, e per San Giorgio è stata una vera e propria svolta, un cambio di marcia dell'amministrazione, anche con pesanti j'accuse del nuovo sindaco all'amministrazione precedente. Qui noi stiamo programmando un anno di amministrazione e per me è un grosso passaggio politico questo, perché io fino a ieri ho dovuto amministrare con un bilancio che non avevamo fatto noi, e c'è una grossa differenza, ma è veramente enorme, perché adesso poi i progetti nei cassetti ci saranno e ci sarà un sindaco che farà una relazione di fine mandato dove lascia chiaro quello che ha fatto per la comunità, perché non è roba sua, non è roba sua, è qualcuno che per anni mi ha raccontato la favola che c'era il lupo e il lupo. Mi aspettavo quantomeno che oltre alle parole avesse lasciato dei fatti concreti che io non ho visto, ed è questo che mi rammarica di più. Questo ve lo dico francamente, perché mi rammarica di più questo che non la spending review, e mi rammarica di più che il taglio dello Stato, perché ci si è mascherati dietro al fatto che la spending review non si poteva combinare a questo paese niente. Invece si è scoperto che per un mese a dicembre si può fare delle iniziative e non costano ai contribuenti niente, si può fare delle iniziative a Sant'Anna e non sono costate niente. Metteremo le telecamere per il paese a costo zero, mettiamo la telecamera dentro il museo, non si riesce per riprendere la Michele, costa zero, mettiamo le sonde per rilevare la formaldeide dentro la scuola elementare, costano zero, però bisogna farlo con la ricerca, bisogna fare le domande, bisogna alzarsi presto e andare a dormire tardi. Beh, tutto questo nel bilancio non lo scrive la ragioniera, non lo scrive. Questa cosa lo dice un sindaco al suo consiglio comunale, non lo dice per strada, lo dice in consiglio, quando? Nella sede di bilancio, dove si programma un'azione politica. Lo sport come veicolo di promozione del territorio, è questo il progetto presentato in settimana di Outdoor 2015. Ermaluce Outdoor 2015, lo sport che promuove il territorio, questa edizione è di nuovo ricca di eventi. Sì, ogni anno il panorama di eventi si arricchisce. Noi facciamo la conferenza adesso a marzo, perché in realtà prima è difficile organizzare, ma tutto il pannello degli eventi comincia a febbraio con l'atletica, di Atletica Morenica, e poi vengono declinati differenti sport praticamente fino ad ottobre, quando passa da queste parti il Morenic Trail, che fa un po' da chiusura, no? di questa parte dell'anfiteatro morenico, e la presenza è in crescita, per cui in tutti gli sport
sport. Se vogliamo elencarli in ordine di tempo, il calcio sta prendendo piede e quindi non è un gioco di parole, e quindi ci sono squadre anche importanti, blasonate, che arrivano da tutto il nord Italia e dall'estero. La canoa sta crescendo con degli eventi interregionali. Il triathlon da sempre è stato sicuramente nazionale, ma anche transnazionale, quindi ha portato sempre centinaia di atleti da dovunque. Il nostro Erbaluce Night Trail è un trail che fa arrivare gente dalla Valle d'Aosta, dalla Lombardia, dal Cuneese, molto. Quest'anno c'è un festival del canottaggio che attira gioventù, ragazzi sotto i 15 anni, praticamente da tutta Italia. E si conclude qui anche questo nostro appuntamento con l'informazione. Io come sempre vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. A voi tutti buon proseguimento di giornata.